Ed è buona la prima per il Cesena di Toscano che vince al Rigamonti Ceppi 2-1 contro il Lecco di Foschi e si mette bene in ottica ritorno. Vi ricordo in una semifinale playoff che non prevede il discorso miglior piazzamento in classifica, ma in caso di parità dopo i 180 minuti si andrà ai supplementari oppure rigori. Tra l'altro, nell'altro campo Foggia Pescara è finita 2-2, quindi sarà interessante anche vedere lì poi come andrà il ritorno. Detto ciò, oggi una partita sicuramente intensa, due squadre molto aggressive, anche squadre fisiche importanti. Poi, se sono arrivate fino a questo punto, un motivo c'è sicuramente. Cesena che ha proposto di più, è stato più continuo. Un Lecco che ha offeso e ha creato pericoli a sprazzi. Cesena che certamente ha rammarico di non averla chiusa perché ha colpito due legni sul 2-0, ha sbagliato delle occasioni clamorose per poter fare il terzo e praticamente chiudere i giochi. Così non è stato, quindi dovrà ancora più soffrire nel ritorno. Però forse è anche meglio così perché permette alla squadra di Toscano, tra l'altro anche ex regina, di tenere alta la concentrazione anche nella gara di giovedì, credo comunque, di ritorno. Per quanto riguarda le formazioni, Lecco di Foschi che ha proposto questo solito poi 3-5-2 con Melgrati in porta, Celiak, Enrici, o meglio Bianconi ed Enrici in difesa, sulle fasce Giudici da una parte e Lepore dall'altra, centrocampo Zuccon con Girelli e Ardizzone, davanti Buso, Pinzauti. Invece il Cesena ha proposto questo 3-4-3, diciamo 3-4-1-2, in porta Tozzo, in difesa Silvestri, Prestia e Ciofi, Mercadante e Adamo sulle fasce, centrocampo De Rose e Brambilla, che tra l'altro poi uscirà per infortunio, quindi farà spazio a Saber, speriamo non si sia fatto nulla di grave, Bumbu alle spalle dei gemelli Christian e Steven Spendi, questo perché Corazza si è fatto male nell'infortunio, però Christian, che lo ha sostituito, ha fatto una buona partita al di là dei gol sprecati sotto porta. Però i due che hanno fatto molto bene lo scorso anno nel girone B di Primavera 2, che io comunque ho seguito avendo comunque seguito il percorso delle calabresi, gemelli del gol in Primavera, gemelli del gol anche in Serie C, quindi molto molto bene i due. Molto molto bene anche Buso, secondo me, nel primo tempo. In termini tattici fa un buon lavoro perché si stacca dalla marcatura, spesso viene a giocare a sinistra e a dare manforte, quindi è un Lecco che spinge molto da quella parte. Però sono simili le squadre perché il Lecco propone molti cross con la bravura di Lepore e sicuramente il Cesena in questo senso sarebbe dovuto essere più bravo nell'impedirlo. E d'altro canto allo stesso modo fa il Cesena con Adamo. Adamo anche lui mette diversi cross pericolosi in mezzo ed è una soluzione importante, quindi i due quinti in questo senso pericolosi da entrambe le parti. Però l'approccio migliore del Cesena, che lavora molto bene a centrocampo perché pressa alto, recupera tanti palloni e questo permette di ripristinare il possesso arrivando spesso prima sulle seconde palle in zone alte del campo e quindi creare conseguentemente pericoli, tanto che infatti poi arriva questo gol, nonostante non avesse mai tirato in porta, però tiro di Steven Spendi deviato con un braccio da Bianconi, arbitro che va al VAR, concede il calcio di rigore che Mercadante segna spiazzando Melgrati. La reazione non c'è perché il Lecco reagisce solamente dopo una decina di minuti, quindi subisce un pochino il contraccolpo, poi esce fuori, devo dire, in particolare con il gol poi annullato a Celiak, punizione di Lepore, il difensore, tra le altre anche ex Novara se non sbaglio, si stacca dalla marcatura e trova il gol, ma era in fuorigioco netto. Un Cesena che in questa fase ha sofferto un pochino. Se era partito bene, in questa fase ha abbassato un po' troppo il baricentro ed in particolare gli attaccanti non hanno pressato con i giusti tempi e così hanno fatto sì che la squadra si abbassasse troppo, non riuscisse più a distendersi e hanno dato campo ad un Lecco che sulla sinistra ha creato tanti pericoli, come dicevo in particolare con Lepore. Poi però nella fase finale il Cesena ritorna in partita, torna a pressare alto, torna a recuperare tanti palloni a centrocampo e a creare tanti pericoli, perché al 32esimo
Melgrati compie un ottimo intervento su un colpo di testa di Silvestri da un angolo di Adamo, e poi Steven Spendi che a tu per tu con il portiere non riesce a trovare il gol dopo praticamente 2 minuti, quindi anche qui già c'è una sprecone sotto porta. Poi il gol della chiusura, diciamo, di primo tempo arriva al 46esimo proprio su calcio piazzato, angolo ancora di Adamo, l'ex casertana la mette in mezzo per Prestia che di testa la colpisce, sfrutta la deviazione di Bianconi e trova il gol del 2-0. Nel secondo tempo Foschi le prova tutte, il Lecco passa anche al 3-4-3 con l'ingresso di Magni, ma il Cesena è in partita, è presente, lavora bene in fase non tanto difensiva quanto più, ripeto, di recupero palla, in termini di intensità centrocampo, ha lavorato molto bene. E Cesena che ripropone ciò che abbiamo visto nel primo tempo e crea pericoli perché poi colpisce un palo con Spendi, con Steven, poi ne colpirà un altro ancora una volta, stavolta con Christian dopo un tiro di Spendi respinto da Melgrati. E quindi ha le occasioni per chiuderla, però il Lecco devo dire che dopo l'occasione clamorosa sbagliata da Buso, un 2 contro 1 dove doveva fare di più, è uscito fuori e 10 minuti del secondo tempo ha preso il largo, ha costretto il Cesena ad abbassarsi e ha trovato il gol che nasce da un cross dalla sinistra sempre di Lepore, sul secondo palo per Giudici che anticipa di testa Mercadante, trova il gol del 2-1 che riapre i giochi. Nonostante questo gol, io mi aspettavo un Lecco molto più arrembante nel finale, anche grazie ai cambi. In realtà i cambi importanti li fa la Toscano, perché cambiando le due punte, cambiando il quinto di destra, riesce a permettere alla squadra di restare alta e di tenere lontano il Lecco dalla propria porta. Quindi sostanzialmente nel finale la partita è a ritmi abbastanza bassi e il Lecco propone poco, quindi tutto sommato la vittoria da parte del Cesena è meritata, secondo me, anzi ha sprecato anche tanto, però il Lecco sicuramente in partita nella gara di ritorno potrà giocarsi le sue carte per passare il turno, anche se ovviamente parte sfavorito visto il risultato. Tiri, o meglio, occasioni pericolose 2-5. Io mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Teo.